Tanto pubblico ed attesa per il derby Falasche-Lido dei Pini. Pronostico impossibile, partita tutta da gustare. Grande ritmo già dalle prime battute, parte forte il Lido dei Pini con un Cristofari dinamico che detta bene il passaggio, ma in due occasioni simili fallisce la misura del tiro. Al quarto d'ora ancora i gialloblu si rendono pericolosi su punizione, con il piede vellutato di Panicci che colpisce la traversa esterna. Ai punti il primo tempo va agli ospiti, i biancoverdi però rientrano più reattivi e mettono paura al cinquantesimo. Porcari serve una palla ottima per Maialetti, pronto il suo diagonale al millimetro che sfiora il palo e lo sconforto ospite. Mister Panicci sente puzza di guai e inietta nuova linfa con dei cambi. Dentro Loreti al sessantesimo che subito crea problemi con un rimpallo fortuito che causa un brivido ma non sorprende Cardinale. Dentro anche Razza che caparbio va a rubare palla a Poltronetti. Dalla sinistra poi il suo servizio invita Panicci al tiro ma né potenza né precisione sono quelle volute. Un minuto dopo ancora Razza ispirato si introduce pericoloso in aria. Il suo tiro trova ancora pronto Cardinale. Il Lido dei Pini sente di potercela fare. Flamini lancia in profondità Gallotti, Piovesana e Perica si arrangiano e tamponano, ma sulla palla vagante arriva Maranto al volo e palla in rete. Gioia grandissima per il debuttante, classe 95 Amaranto, rete nel derby e potenziale match winner. Vittoria non scontata però perché le falasche danno gas nell'ultimo quarto d'ora. Loria al minuto 86 impegna Casaldi con un tiro a giro insidioso. Poi due episodi dubbi in aria. Se nel primo caso in mischia è difficile valutare, nella seconda situazione il tocco di Bressan con il braccio sembra esserci. Per l'arbitro non c'è nulla e ne conseguono minuti di tensione. Poi la gioia del Lido dei Pini. 1-0 ad Anzio nel derby che riscatta parzialmente l'amaro in bocca per la Coppa. Tanti di voi probabilmente hanno giocato già ieri con le rispettive rappresentative. Sì, hanno fatto tante volte, hanno fatto sabato e domenica dei ragazzi della Juniores. Comunque sia, ciò non vuol dire che il derby si sente sempre, quindi la carica è tanta, non le devi sentire i minuti sulle gambe, anche perché sei giovane. Non si poteva esordire in modo migliore, sono contento così. Vuoi fare una dedica per il tuo gol? Al mister che mi ha buttato dentro dal primo minuto.